Marco Visnovic al lavoro con la selezione maschile Under 15. Come sta andando la preparazione in vista del trofeo delle province? La preparazione sta andando molto bene, fino adesso non abbiamo avuto grandi defezioni a livello di numeri, anzi abbiamo lavorato fino alla settimana scorsa con un gruppo anche allargato di 16 atleti e da questa domenica invece cominciamo il lavoro con i 13 atleti effettivi che verranno portati al trofeo delle province del 1º maggio. E quali sono gli obiettivi e le prospettive della selezione padovana? Gli obiettivi sono sempre molto elevati, ovviamente i più alti possibili. Cerchiamo di combattere con tutte le selezioni agguerrite che ci saranno al trofeo e speriamo di portare Padova sui più alti gradini, se non altro almeno al podio. Pino Scalzotto, selezionatore della rappresentativa padovana femminile. Quali sono le prospettive in vista del 30 aprile e 1º maggio, trofeo delle province? Beh, le prospettive sono buone, abbiamo lavorato in questo periodo in maniera abbastanza serrata e ci siamo preparati molto bene partecipando a un torneo di Torri dove ci ha visti arrivare in finale. Credo che comunque la preparazione fino a questo momento sia andata in maniera ottimale. E quali sono invece gli obiettivi in vista del trofeo vero e proprio? Gli obiettivi sono sempre un punto di domanda perché bisogna vedere come sono le altre squadre. A sentire un po' in giro, a vedere anche alcuni elementi al torneo di Torri, sembra che ci siano squadre più attrezzate a livello, soprattutto a livello fisico di noi, però ce la giochiamo.